Il programma è realizzato in collaborazione con Hot Form. Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati a Due Chiacchiere in Cucina, bentornati nel nostro magico mondo dove si mangiano cose buone, fatte in modo semplice, ma sempre con grande gusto e grande piacere, sia nel prepararle che nel degustarle. Con noi, ovviamente, lo sapete già, questa settimana siamo in compagnia meravigliosa di Claudia Sgarbossa. Grazie, ciao Leo, ciao, è sempre un piacere. Allora, cara Claudia, ricordiamo sempre la sua pagina Instagram che è Clau in the Clouds, cioè Clau sulle nuvole, e lì trovate ovviamente tantissime idee insieme a quelle che lei ci propone sempre qui nella cucina di Due Chiacchiere. Ma oggi, se ieri per esempio siamo rimasti un po' così, un po' a casa, oggi veramente si viaggia. Oggi si viaggia perché non posso smentirmi assolutamente. Allora, oggi vi porto, in America in generale, poi magari spiegheremo un pochino la differenza. È un continente molto vario, molto variopinto, un mix di culture pazzesche dal Nord al Sud America. E vuoi che ti anticipi le ricette? Allora, io so solo che andremo a sfatare un mito. Assolutamente, oggi. Okay. E ci tengo particolarmente perché mi riguarda da vicino, personalmente. E poi invece faremo una torta che non è tanto della tradizione, ma che ho sempre visto fare. E quindi anche là vi racconterò degli aspetti linguistici molto curiosi. Allora, il primo piatto che ancora non vi sveliamo, ma è un piatto classico che abbiamo sentito nominare in televisione, nei telefilm, miliardi di volte. E poi questo dolce veramente buono, che tra l'altro io amo particolarmente. Anch'io. L'ingrediente. Allora, facciamo così, vi lasciamo nel mistero, tanto tra pochissima pubblicità noi torneremo e cominceremo la prima ricetta di oggi. Nel frattempo ci beviamo come sempre il nostro bicchiere di acqua buona, serve sempre, ci idrata, ma soprattutto pulisce le papille gustative, pronte a prendere tutti i gusti dei nostri piatti. Cominciamo ufficialmente la nostra puntata di oggi di Due Chiacchiere in Cucina con Claudia Sgarbossa, che ha mantenuto, diciamo così, un po' di mistero sulla prima ricetta. Adesso lo sveliamo. Mistero svelato. Che cosa? Mistero svelato. Vedete i nostri ingredienti? Adesso ve li diremo, perché prepareremo il famosissimo chili con carne. Ingrediente preferito dal tenente Colombo, per chi seguiva il famoso telefilm, il tenente Colombo, ma che si ritrova veramente in tantissimi telefilm americani, soprattutto degli anni 70, anche Alice, tutti gli altri, insomma, per chi se li ricorda, è proprio un punto di riferimento. Allora, chili con carne, cosa ci occorre per prepararlo? Ci servono 300 g di carne macinata, bovina o mista, una salsiccia, una cipolla, un peperone, un barattolo di fagioli rossi, mi raccomando, 150 g di passata di pomodoro, concentrato di pomodoro, peperoncino secco, credo in abbondanza, coriandolo, sale, pepe, olio extravergine di oliva e panna acida. Allora, questi sono gli ingredienti, non vi preoccupate, lo diciamo sempre, poi continueranno a scorrere durante tutta l'esecuzione della ricetta sul vostro teleschermo, ma adesso cominciamo, perché tu stai esaudendo mio sogno. Esatto. Cioè, io voglio, da tanto che voglio mangiare sapere questo famoso prepara, chili. Soprattutto, sai che non l'ho mai assaggiato? Eh sì, ebbene sì, però la mia missione è ben diversa. Io sono venuta proprio, come hai detto prima, a sfatare un mito. Perché molti credono che sia un cibo messicano, un piatto messicano. Ebbene sì, non lo è. Non lo Ebbene è. No. Non lo è, quindi non è messicano. No, è uno di quei classici piatti Tex-Mex,
quindi diciamo dei piatti di confine, dei piatti che negli Stati Uniti hanno un po' messicaneggiato, anche un po' scimmiottando la cucina messicana, vedi come il mio orgoglio viene ferito. E quindi poi sono diventati di uso comune, è uno street food molto molto in uso, infatti in tutti questi telefilm i poliziotti piuttosto che chi mangia per strada mangia questi piattini di chili, famosissimo chili. Allora, chile in Messico e anche in parte del Sud America vuol dire proprio peperoncino. Ah, ok. Chili non vuol dire nulla, quindi già da quindi qui sarebbe chile la pronuncia chile corretta. La pronuncia corretta è chili di questo piatto. Chili. Ma richiama un po' il Cile, che sarebbe il oltre che uno stato, il peperoncino. Allora, io inizio mettendo in una pentola abbastanza capiente perché gli ingredienti sono tanti, un filo di olio extravergine d'oliva. Questo ci servirà per fare un po' di soffritto di verdure e successivamente cucinare la carne. Allora, hai detto bene, fagioli rossi sono quelli che troviamo più facilmente. Diciamo che anche i fagioli neri sono particolarmente adatti. Io ho messo un barattolo per semplificarvi la vita. Poi se voi amate o surgelare i fagioli quando è stagione, oppure ammollarli e poi cuocerli, insomma il piatto non può che guadagnarci in gusto. Io adesso taglio la cipolla, mondo la cipolla, la taglio a cubetti. Ok, allora io ti lascio fare intanto questo procedimento. Questa operazione. Perché volevo raccontarvi un po' di leggende, di storie sul chili, visto che lo stiamo scoprendo, anche perché, allora, abbiamo capito, non è un piatto tipico messicano. In Messico si possono trovare sì dei ristoranti che lo preparano, ma sono ristoranti dal punto di vista turistico, quindi lo fanno proprio perché c'è questa falsa informazione del fatto che sia un piatto tipico messicano. Ma in realtà deriva dalla cultura delle Chili Queens, cioè le popolane ispaniche del Santo Antonio del Texas. Allora, cosa succedeva? Alla fine dell'Ottocento praticamente veniva fatto questo stufato con ritagli di carne e quelli disponibili, quelli che si avevano, e veniva insaporito con abbondante peperoncino, proprio il chile, come diceva prima Claudia. La cosa molto interessante è che secondo me già nell'Ottocento era considerato street food, perché loro avevano questi carretti molto colorati, facevano questi fuochi con le sterpaglie così per mantenere caldo il preparato e lo vendevano nelle piazze. Quindi questa cosa, insomma, un po' lo street food lo richiama, poi per motivi di igiene e tutto quanto fu bloccata questa pratica, che venne ripresa negli anni 80 del XX secolo, quindi del 1900, perché ripartirono proprio con questi festival che si chiamavano Return of the Chili Queens Festival, e quindi si riproponevano questo modo di servirla. La cosa molto curiosa è che poi c'è anche una leggenda stranissima legata. Allora, parte dalla Spagna, abbiamo capito, comunque dalle popolazioni ispaniche. Sì, diciamo ispaniche, penso che dal punto di vista linguistico. Linguistico, certo. Perché tu lo sai che il Texas, come la California, come la Florida, sono stati Messico fino a qualche secolo fa. Quindi vero. È per quello che sono abitati in gran parte da popolazione di lingua proprio ispanica. Ma la cosa che riguarda anche un po' i conquistadores, perché alcuni sostengono che l'abbinamento della carne col peperoncino non si debba attribuire come, diciamo così, origine o comunque abbinamento, cioè l'origine di questo abbinamento, non tanto ai conquistadores spagnoli o alle diciamo così, le comunità ispaniche in quella zona geografica, ma addirittura agli aztechi, che avevano questa abitudine di preparare questo piatto unendo questi due ingredienti. Gli aztechi lo comunicarono ai soldati di Cortés. Che erano arrivati. Che poi tutto questo piatto venne riportato poi in Spagna. C'è un'altra invece teoria per cui fossero veramente forse un piatto preparato invece da alcune popolazioni delle Canarie, che erano state obbligate a cambiare ovviamente sito di vita e andare a vivere nelle Americhe, proprio per rimpolpare queste comunità ispaniche che vedevano decimarsi nel numero, e che avessero portato questa preparazione. Quindi non si sa se parte da lì o parte dall'Europa, sta di fatto che comunque è legato alle popolazioni
indigene, assolutamente, poi chissà dove sta la verità, no? Perché effettivamente Hernán Cortés, quando arrivò a conquistare il Messico e poi tutte le Americhe, diciamo, e arrivò con un carico di schiavi e di prigionieri, quindi avevano provenienza da tutto il mondo, da tutta l'Europa, e perciò la contaminazione è stata assoluta. Allora io mi ho fatto soffriggere la cipolla, adesso aggiungo anche i miei peperoni e faccio insaporire il tutto. Adesso ci aggiungo anche un pochino di sale, tu sai che io amo il sale grosso. Anche a livello di colore è bello, perché fagioli rossi, il peperone rosso, la carne, è un piatto pomodoro molto colorato, molto saporito. Diciamo che, tu lo sai, dalla popolazione azteca, che gli aztechi è una delle popolazioni del Messico, ci sono diverse culture indigene, non è solo quella, ma loro hanno portato tantissime cose che noi comunemente adesso mangiamo, tra cui il cioccolato. È vero. L'imperatore era un grande consumatore di cioccolato ed è stato lui che ha iniziato a berlo, lo beveva proprio con il peperoncino, e gli spagnoli li hanno scoperto e l'hanno portato in Italia. Infatti tanti nomi di alimenti che noi conosciamo, la parola stessa è proprio di origine nahuatl. Il nahuatl era la lingua degli aztechi. Cioccolato, pomodoro, il mais, tantissime parole che derivano proprio da lì. Allora io adesso li faccio un po' insaporire e adesso abbasso leggermente il mio fuoco. Questo avrà diversi passaggi, ma diciamo che andremo solo ad aggiungere in pentola gli ingredienti. E vedete qua del riso sopra, sì, appunto il nostro piano. Il riso servirà semplicemente per accompagnare. Io l'ho scritto panna acida, può essere uno degli accompagnamenti. Si potrebbe mangiare con delle tortillas, che magari un giorno impareremo anche a fare. Questo è curioso. E però più comunemente viene servito proprio con del riso bianco, che allora raccoglie tutto quel sughino, perché appunto i fagioli, poi la carne, il sugo di pomodoro che aggiungeremo piano piano creeranno appunto questo stufato, se vogliamo. Allora, il coriandolo fresco non è facilissimo da trovare. Io in questo caso metterò del prezzemolo. Potete anche mettere del coriandolo secco, se preferite. È un gusto molto particolare, molto comune anche nei piatti messicani. Deve piacere, perché comunque è un gusto intenso, un gusto molto forte. Infatti in tanti casi, quando c'è nella lista degli ingredienti trovate il coriandolo e non vi piace, molto spesso consigliano di sostituirlo proprio col prezzemolo. Sì, esatto. Non è la stessa cosa. No, ricordate, no, sono due sapori però completamente diversi, però gli può dare quella freschezza e quel profumo che magari manca al piatto. Sul peperoncino ovviamente non vi posso dare una dose, perché è molto soggettivo. Già i peperoncini sono diversissimi tra di loro, quindi c'è un peperoncino piccantissimo, ce n'è uno che non può avere quasi sapore. Ecco, chiamandosi chili, io direi che non si può ammettere in questo caso, quindi anche un pochino ci vuole. Se servi, non si chiama carne col chili, si chiama chili con carne, quindi proprio l'ingrediente, il sapore base deve essere, esatto, quello. Allora, quando il nostro peperone e la nostra cipolla saranno leggermente appassiti, insaporiti, aggiungiamo la passata di pomodoro. Adesso alziamo un altro pochino il fuoco. E poi andremo a mettere anche il concentrato di pomodoro, perché deve essere proprio un piatto rosso, sai? Quindi bello concentrato nel colore. Cioè deve essere proprio un colore unico, con poche sfumature. Esatto, di degradé. Sì. Non lo so se nei telefilm ti è mai capitato di vederlo, però effettivamente sì, sembra quasi un ragù. Infatti no? Io ho sempre pensato che fosse del sugo di pomodoro con i fagioli, le prime volte che vedevo, poi chili con carne, ho detto, ma si vede che lo fanno senza e con, perché non ero arrivato, ovviamente io sono sveglio, non c'ero arrivato che chili voleva dire peperoncino, no. Che però il chili è più, esatto, il chili è peperoncino, ma il chili è più questa proprio preparazione. Lo lascio sfrigolare un altro pochino e poi andrò ad aggiungere la carne. Allora ho detto macinato di bovino o misto. In questo caso io ho scelto del macinato bovino e ci aggiungerò una salsiccia, che nel, okay, mio caso è una salsiccia mista che ha anche dell'equino. Diamo un po' di sentore così particolare. Quindi vado ad aprirmi la mia salsiccia e diciamo che la grana l'impasto, diciamo, della salsiccia, lo andrò ad aggiungere al mio macinato e lo renderà sicuramente super saporito. Senti, ma a proposito di chili con carne, tu la sapevi la
è più una, diciamo così, un'origine un po' mistico, onirica di questo piatto, legato a una suora spagnola che era Suor Maria de Agreda, magari sbaglio a pronunciarlo. Praticamente lei è una suora che viveva in un monastero in Spagna, da cui lei non si è mai mossa fisicamente. Tuttora? No, lei viveva, ma lei non si era mai mossa da lì. Solo che di notte lei aveva questa dote, questo dono di poter viaggiare con la mente, con l'anima, quindi si spostava e diceva che faceva tantissimi viaggi e portava i racconti di questi viaggi. E tra i racconti di questi viaggi ci fu anche la ricetta di questo piatto. Ma pensa che meraviglia! Quindi di questa carne con il peperoncino, con il pomodoro e tutto quanto. E lei la consigliò lì in Spagna. E quindi c'è anche questa leggenda un po' mistica, no? Sì. Allora, quando diciamo sono passati circa una ventina di minuti e la nostra verdura è già a una cottura abbastanza avanzata, noi andremo ad aggiungere le nostre carni, ok? Senti una cosa, le carni poi tipo il fagioli andranno poi alla fine o vanno aggiunti, adesso si farà cuocere la carne, sì. Adesso faremo un pochino insaporire, poi abbasseremo il fuoco, la copro anche perché mi deve comunque rimanere umida, mi deve lasciare quel sughino, deve cuocere lentamente. Quando sarà quasi a tre quarti di cottura, ricordiamoci che i fagioli sono già cotti, precotti, aggiungeremo i fagioli. Io intanto abbasso il fuoco e faccio andare, poi aggiungerò i fagioli. Bene, allora noi, mentre con molta calma andrà ovviamente il nostro chili con carne, vi lasciamo i nostri consigli per il vostro benessere. Quindi la parola ad Alberto Piovan, sentiamo cosa ha da consigliarci. Siamo arrivati al nostro momento della corretta alimentazione, uno dei momenti focali all'interno di Due Chiacchiere in Cucina. Parliamo di cibo, è giusto anche conoscerne i pregi, i difetti, gli effetti sul nostro corpo e soprattutto in pancia, perché noi mangiamo e molto spesso quando mangiamo, caro Alberto, abbiamo bisogno di sapere. Sentiamo parlare di alimenti con contenenti probiotici, prebiotici, enzimi. Allora, all'interno della mia testa hanno tutti più o meno lo stesso suono e lo stesso significato, ma invece ovviamente c'è una grande differenza. Allora, da te una spiegazione un po' per avere più chiara questa differenza. Allora, l'argomento è estremamente vasto e complesso, quindi cerchiamo di riassumerlo nei punti focali che sono quelli di maggiore interesse per renderci sempre consapevoli sull'argomento. Allora, il nostro intestino, innanzitutto, è un po', viene chiamato, no, un po' il secondo cervello, no? Del nostro corpo, eccetera. Ma perché all'interno dell'intestino avvengono veramente un sacco di reazioni importanti, tra cui appunto quella dell'assimilazione dei nutrienti per quello che riguarda l'alimentazione del nostro corpo. Ecco, i famosi enzimi cosa sono? Sono dei piccoli esserini, dei batteri che popolano il nostro intestino, perché proprio veramente è pieno. E immaginate che un po' questi esserini ce ne siano di varie famiglie. Ecco, queste famiglie diciamo che devono stare in equilibrio, non possono farsi le scarpe uno con l'altro. E quindi quando tutto è in equilibrio, tutto funziona bene. Ci sono però delle condizioni nelle quali appunto queste famiglie si fanno un pochino la guerra. È il caso per esempio di quando mangio troppi cibi contenenti metalli pesanti, oppure quando sono intollerante ad un cibo e quindi conseguentemente lo continuo ad assumere perché magari non sono a conoscenza di questa intolleranza. Certo. O più semplicemente sono ammalato e quindi il mio medico mi prescrive l'assunzione di un antibiotico che quindi va a scombussolare tutto. Ecco, ci sono questa serie di condizioni dove chiaramente l'equilibrio della mia flora batterica viene alterato e quindi conseguentemente si rende necessario rimettere in riga tutti.
è il caso appunto dei famosi fermenti lattici probiotici, quindi okay. Pro perché favoriscono il riequilibrio del nostro intestino. Un intestino in ordine, equilibrato, eccetera, può lavorare bene, assimilare bene i nostri nutrienti e quindi darci l'energia e il supporto che serve per i nostri processi energetici e metabolici. Nei prebiotici invece? Nei prebiotici invece è tutto ciò che viene prima di questa condizione e quindi okay. Che favorisce appunto la proliferazione di questi. Quindi da una parte i prebiotici mantengono in ordine la flora batterica, i probiotici aiutano se c'è un problema in atto. Esatto, cercando di spiegarlo nel modo più semplice possibile c'è questo. Gli enzimi, i famosi enzimi digestivi, invece sono i responsabili che hanno, diciamo, le istruzioni che servono al nostro intestino per scomporre quel cibo e fare in modo di farcelo assorbire. Che bello, quindi questo è l'ordine insomma che abbiamo. Ricordiamo di, sì? Che bisogna sempre mangiare di tutto, proprio perché mangiando di tutto io conservo nel mio intestino le istruzioni che servono per digerire quei cibi. Certo, gli enzimi si mantengono in attività e quindi esatto. Si ricordano il loro lavoro. Il mio corpo, se non vede più un certo alimento, delle istruzioni dice cosa me ne faccio, le elimino, ma se un giorno vado a rimangiare quell'alimento lì, ecco che diventerà certo. Particolarmente impegnativo con anche conseguenze abbastanza fastidiose. Grazie mille, grazie Alberto Piovan. Noi torniamo in cucina. Andiamo a concludere in questa ultima parte, diciamo così, della ricetta, la preparazione. Quindi Claudia, a te riassumere perché sì. Ci sono vari passaggi. Esatto, noi abbiamo fatto andare lenta la nostra carne con le nostre verdure e come abbiamo detto a un certo punto abbiamo aggiunto i fagioli già cotti, li abbiamo fatti insaporire, per ultimo abbiamo aggiunto il nostro prezzemolo che ci sostituisce il coriandolo che comunemente viene usato di più, che però magari non trova molto il gusto degli italiani in generale, insomma. Ecco, quindi adesso io, vedete, è bello brodosino proprio perché andrà accompagnato. Io ho fatto semplicemente del riso bianco. Anche perché è stata aggiunta, per esempio, un po' d'acqua. Sì, potete sciacquarvi magari il contenitore del pomodoro e aggiungere un po' d'acqua, ma anche la carne stessa poi rilascerà tutti i suoi succhi. Io spengo e semplicemente andiamo questi piatti meravigliosi. Anche questi piatti meravigliosi vengono dal mio amatissimo Messico, è un altro tipo di artigianato, vedi, meno colorato, però fatto interamente di terracotta e dipinto a mano. Che belle queste cose, anche perché insomma l'artigianato parla cultura. Fa parte proprio della cultura, sì. No? Sono vari linguaggi che raccontano un popolo, raccontano una storia e quindi noi adesso andiamo a raccontare con un altro linguaggio questo piatto, perché andremo a parlare del vino che possiamo ad abbinare con piacere, quindi la parola va ai sommelier di Ice Veneto. Qua. Bentornata Elena, una nuova puntata, una nuova ricetta. Oggi abbiamo preparato il chili con carne. Quindi tu immaginati questo piatto super ricco di sapori e di profumi con quel tocco piccante. Allora Claudia, premetto che il chili con carne è uno dei miei piatti preferiti. Ma davvero? E so che è molto speziato, no? Ci hai messo il pepe, il peperoncino, ci hai messo tutte queste spezie che in un certo senso aumentano l'aromaticità del piatto, quindi aumentano anche la sua persistenza gusto-olfattiva. Perciò è molto difficile abbinarci un vino che possa anche andare un po' a contenere queste spezie, a pulirci la bocca. L'abbinamento vorrebbe appunto una contrapposizione di sensazioni, quindi alla speziatura del piatto io ho contrapposto un vino con una buona morbidezza e ti ho portato uno Chardonnay della cantina San Lorenzo, si chiama Chioma di Berenice.
Qui siamo a Castilenti, in provincia di Teramo. È una zona vitivinicola davvero molto vocata. Pensa che siamo in collina a circa 250-300 metri di altitudine e come sai la collina aiuta perché c'è una buona escursione termica, è una zona molto ventilata, ci sono dei suoli calcareo argillosi ben approvvigionati dal punto di vista idrico, quindi si ottengono davvero dei grandissimi vini. In questo caso lo Chardonnay è un vitigno internazionale, probabilmente originario della Borgogna, che è stato originato proprio per ibridazione genetica tra Pinot Bianco e Gouais Blanc e poi si è diffuso in tutto il mondo. In questa versione, diciamo, vengono rispettati quelli che sono i caratteri principali di questo vino, che sono le note estremamente esotiche al naso. Il colore è un bel giallo paglierino carico, ci sono dei riflessi leggermente dorati. E quello che mi aspettavo proprio al calice è questa nota molto esotica, quasi dolciastra, di mango, di papaya, di banana, di ananas. Il sorso è pulito, però senti che è molto morbido, molto avvolgente. Secondo me potrebbe contenere al meglio queste nostre spezie. Esotico come il mio piatto. Cin cin! Sì. A dopo! Seconda ricetta per la puntata di oggi di Due Chiacchiere in Cucina. Andiamo a preparare un dolce fatto con le pesche sciroppate. Adesso, perché non l'ho detto come sta scritto? Perché ho bisogno di leggerlo, perché è in spagnolo, ok? Quindi andiamo a vedere gli ingredienti che ci occorrono. Io trovo la sua bella... Ci sono delle trappole! Trovo una bellissima lavagna dove c'è scritto tutto e non faccio dei grandanni come sempre. Quindi prepareremo, aspetta che mi ha roto un po' la R e la coca, con la tarta de duraznos en almíbar, va bene? Cioè, torta di pesche sciroppate, forse anche voglio ricordare te, ma me lo dici tu che hai questa cosa? È una tarta de duraznos en almíbar. Ecco, vedi, uguale, nato per le lingue proprio. Allora, serviranno 480 grammi di pesche sciroppate, pesche sciroppate sgocciolate, 115 g di farina, 130 g di zucchero, 200 ml di latte, 2 uova, un cucchiaino di lievito per dolci e vaniglia. Questi sono gli ingredienti della tarta de duraznos en almíbar. Tiè. Allora, qua precisiamo diverse cose. Sì, allora, il vai. Peso, giustamente tu hai detto sgocciolate, è un peso netto nella lattina, perché le pesche sciroppate o sono in vasetto o sono in lattina, cioè sia il peso complessivo, diciamo, che il peso netto. Voi dovete guardare il netto. Ok. Quindi all'incirca sono 2 lattine di pesche sciroppate, ok? E poi, se vedete, non ha burro, né olio, né niente, perché ovviamente ci sarà l'umidità della pesca sciroppata e c'è del latte. Latte che potete tranquillamente sostituire con un latte vegetale se avete un'intolleranza al lattosio. Ok. Quindi potete fare mandorla, avena, insomma, ma quello che preferite. Ma anche, come dici tu, latte di riso, che di solito dà meno sapore e va esatto, meno... Esatto, quindi potete tranquillamente sostituirlo e diventa anche una torta senza lattosio. Allora, duraznos en almíbar. L'almíbar è lo sciroppo, proprio lo sciroppo in cui viene sciroppata la frutta. E duraznos è una di quelle parole di cui ti parlavo, che cambiano dalla lingua spagnola allo spagnolo latino. Perché lo spagnolo che si parla nell'America Latina, diciamo lo spagnolo che parlano tutti i paesi dal Messico in giù, escluso il Brasile, tante parole cambiano completamente. Quindi in castigliano, che sarebbe la lingua madre, si dice melocotón. Ah. E in Messico e in parte del Sud America si chiama duraznos. Non mi chiedere perché, probabilmente si chiamavano così prima dell'arrivo dei conquistatori. Oggi abbiamo aperto questa pagina di storia e loro hanno mantenuto le loro parole per quanto possibile. Allora, io qui ho le pesche. Dicevo prima, se le prendete da una lattina, una volta che la lattina è aperta, non potete conservare nulla dentro la latta, questo è molto importante. Ok. Quindi trasferite sempre l'alimento che avete avanzato in un altro contenitore ermetico, possibilmente. Perfetto. Okay? Per conservarlo in frigo. Noi qui abbiamo le nostre pesche pesate, non faremo altro che tirarne fuori 2 o 3 che ci serviranno per finire di decorare la torta. Fate attenzione perché le pesche sciroppate sono molto morbide.
La cosa più divertente da fare con le pesche sciroppate è quando te le metti in bocca davanti ai denti. E fai la dentiera da strega. La dell'imbecille. Quella va, mettiamo tutti con la pesca sciroppata. Allora, le altre pesche, queste le abbiamo tolte dal peso che c'è scritto là, sì. Non sono in più, eh. Tu vedrai, perché andranno a comporre proprio una crema che ingloberà le altre pesche che aggiungeremo poi, queste che abbiamo tenuto da parte, e sarà una torta proprio molto cremosa. Allora, l'idea di portare qui questa torta, vabbè, è uno di quei dessert, vedi che i dessert che ho imparato nella mia infanzia sono molto shua, insomma sono molto veloci, molto semplici. In più, di recente, io sai che ho un blog, certo. Quindi spesso mi viene chiesto come impiegare un ingrediente piuttosto che un altro. Una ragazza mi ha detto: io ho delle pesche sciroppate e non so cosa farci. E a me è tornato alla mente questo dolce della mia infanzia e quindi ho detto: fai una tarta di durazno, se ne almivar. Ah, certo. E stamattina anche Antonio qui in studio mi ha detto: ah, adesso so cosa fare con le pesche sciroppate che ho. Vedi, a casa. Però Antonio, tu sarai fortunatissimo perché quando ci sarà la voce farina non avrai la farina. Io intanto non faccio altro che frullare le pesche. Voi, se avete un frullatore a casa, un sì. frullatore di quelli che si usavano, o un robot da cucina, potete fare tutto dentro al frullatore. No, vabbè, il frullatore is the new terrina. Esatto, solo per questa volta. Non abbandoniamo la terrina. Allora, non c'è, mentre Claudia frulla, allora, lei prima parlava di mele, che in spagnolo, in castigliano si dice mele? Melocotton. Aggiungo, ecco, scusami, le uova e anche il latte. Pensate invece che proprio la parola pesca sembra, per quanto riguarda l'Europa e l'Italia, sembra proprio che derivi da mela o pomo persico, perché da noi sono arrivate tramite le carovane che arrivavano dalla Persia, che giungevano fino in Europa. Anche se alla famosa domanda: è nato prima l'uovo o la gallina, la risposta corretta è la pesca, perché sembra che veramente la pesca sia più antica dell'uomo. Ok, come comparsa su questa terra da i reperti che hanno trovato dei noccioli di pesca. Quindi 2,6 milioni di anni fa. Pensate, cioè, veramente tanto. Un frutto antichissimo, questo non lo sapevo, Carola. Ma tra l'altro ha una tradizione meravigliosa, beh, si parla già in Egitto, era veramente il simbolo del dio del silenzio e dell'infanzia. Infatti le guance dei bambini ancora oggi sono paragonate a delle pesche, proprio per questo. E Alessandro Magno le portò a Roma, le fece coltivare, ma la cosa più interessante è proprio la simbologia che ha sia la pesca che l'albero di pesca, ma ve lo dico tra poco. Bene, allora noi abbiamo frullato le pesche, appunto, abbiamo aggiunto il latte e le uova, abbiamo frullato il tutto. Allora io qui non ho un frullatore capiente, diciamo, è piccino, perciò te lo sferirò tutto in una ciotola, così non si ingelosisce. Ma voi davvero potete fare tutta questa operazione nel vostro frullatore, nel bicchiere del vostro frullatore, che non avrà problemi di capacità. Allora, verso tutto all'interno e semplicemente aggiungo lo zucchero, aggiungo un pizzico di lievito, che avete visto essere veramente poco, perché non sarà una torta che cresce tantissimo, e aggiungo la nostra farina. Anche qui non l'ho setacciata perché è talmente raffinata e fina. Prendo una frusta, semplicemente per amalgamare meglio gli ingredienti, e vado a sbattere finché non sarà priva di grumi. Priva di grumi sì, però comunque voi troverete quei pezzettini di pesca sciroppata, piccolissimi, che però daranno la consistenza che vogliamo. Senti una cosa, ma il frullare le pesche, frulliamo tanto e bene, o anche, insomma, se uno piace avere proprio di più di questi pezzettini, esatto, si possono lasciare, proprio a piacere? Proprio a piacere. Volendo potreste anche tenere da parte un pochino di più e aggiungerle magari in questo momento a pezzetti. Ah, okay. Così vi trovate la parte frullata, la parte a pezzettini e la parte a fettine, quindi avrete le tre consistenze della pesca. In questo caso la pesca sciroppata fa parte proprio dell'impasto, ok? Come abbiamo fatto a sua volta per le clementine, sì, se ricordi. Buonissimo. Mi piace proprio che sia la frutta parte dell'impasto. Qua è sciroppata, potete farla con le pesche normali? Direi di no. Tenetevi questa per quando non ci sono le pesche di stagione, perché ovviamente se vengono sciroppate è perché non è un frutto disponibile tutto l'anno, lo sappiamo bene. Quindi quando le pesche sono mature fate magari delle crostate, delle galette, altre torte. Quando invece d'inverno vi viene quella voglia di pesche che viene spesso a me,
perché è uno dei miei frutti preferiti. Sì. E le compro volentieri sciroppate, se sono buone di qualità, insomma, perché il profumo e il gusto sono deliziosi. Ecco che la nostra torta è pronta. Se voi la fate nel frullatore, non dovete nemmeno fare questi due passaggi. Mettete proprio tutti gli ingredienti dentro al bicchiere del frullatore, date una frullata e versate direttamente. Io ho scelto uno stampo da crostata, l'ho foderato con della carta forno, l'ho leggermente inumidito solo per mantenere la forma, quindi non dovete ungere e infarinare, anche perché questo sì che è un impasto molto molto liquido, quindi vi consiglio sempre, quando gli impasti sono così liquidi, di usare la carta forno, sennò poi diventa veramente difficile togliere la torta dallo stampo. Diciamo che siamo già alla conclusione della nostra torta. Mi sono dimenticata di dire che non ho buttato lo sciroppo. Ok. Mi servirà alla fine per lucidare la nostra torta. Oh, perfetto. Dopodiché, come fanno sempre i bambini, lo bevi. Esatto. Perché è buonissimo. E non solo i bambini, piace tanto anche a me. Qual è? O faccio delle fettine. Non okay. Serve che siano precisissime delle fettine. Allora, tu pensa che le pesche sciroppate, come dicevi tu prima, no? Davano... insomma, dava la possibilità a chi voleva mangiare pesca di averle a disposizione tutto l'anno. E questa cosa, tra l'altro, è nata nell'Ottocento, come si è cominciato a scatolare le pesche nell'Ottocento, e sono diventate molto popolari proprio purtroppo durante le due guerre del XX secolo, la prima e la seconda guerra mondiale, perché dava la possibilità, non c'era frutta, e quindi anche i soldati o comunque... Sì, lo scatolame lì ha avuto una... In trincea, insomma, aveva la possibilità di mangiare, di rinfrescarsi almeno un attimo con le pesche sciroppate. Allora, ti dico questo, vai in forno o devi non fare... Non ancora, allora adesso io faccio questa piccola decorazione. Ah, la fai subito? Così. Sì, sì, quindi metto queste pesche che non rimarranno perfettamente a galla, rimarranno leggermente in superficie, e poi quando la torta inizierà a cuocere, proprio le ingloberà. Quindi diventeranno un tutt'uno, vi darà proprio l'idea di una torta cremosa, quasi di una crema cotta, però sarà praticamente quasi ed esclusivamente a base di pesche. Allora, per quanto riguarda invece la parte un po' scaramantica, o comunque i vari riferimenti all'albero di pesca, allora ricordate che in Cina, l'albero arriva dalla Cina, e in Cina, se osservate, nei matrimoni cinesi le spose portano sempre un ramo di pesco fiorito, comunque la simbologia è quella, perché è di buon auspicio o buon augurio. In Giappone l'albero di pesco è considerato protettore dalle forze malefiche e associato anche agli esorcismi. In Europa invece, appunto per questo motivo, è maledetto, perché gli stregoni guarivano i loro pazienti usando il legno di quest'albero. A Marsiglia si dice che addormentarsi con la schiena appoggiata a un pesco e restarci 2 o 3 ore fa passare la febbre, e che si sarebbe trasmessa all'albero, in cui le foglie saranno poi ingiallite e cadranno. Quindi è salva sì, e cura. Esatto, è un sacco di leggende legate al pesco e ai suoi frutti. Porta bene anche avere un mobile fatto con legno di pesco in casa. Ah, vedi? Sì. Porta bene perché protegge la casa, la famiglia dai fantasmi e da tantissimi altri pericoli. Allora, quindi... prima di tutto bisogna essere superstiziosi, infatti. Poi se lo siete potete adottare. Ma se hai la febbre devi andare proprio a Marsiglia ad appoggiarti? No, basta o che... puoi farlo anche qui? Puoi fare anche un'altra cosa, se tu trovi che hai le febbre intermittenti, esci, se il pesco è in fiore, abbracci il tronco. E guarisci da questa cosa. L'unico problema è che in ogni caso la tua febbre passa all'albero. Quindi l'albero morirà. Sì. Se avete un vicino che vi ha antipatico. Avete quell'albero di confine che dà fastidio. Questa gente che abbraccia i tronchi. Bene, allora adesso io vado in forno con la mia torta. 180 gradi. Sì. Questa è bella liquida, perciò ci vorranno all'incirca 45, anche 50 minuti. Bene, allora noi li aspetteremo con ansia questi 45-50 minuti, perché deve essere veramente buona questa torta, e nel frattempo vi lasciamo a pochissima pubblicità, ma non 50 minuti, veramente pochissima.
Noi ovviamente avevamo già pronta una torta perché 50 minuti non sono ancora passati, ma vedete come si concluderà poi tutta la cottura, questo sarà esatto. L'effetto finito. Allora vedi, la torta è proprio morbida, è una torta che ha proprio, vedi, incorporato tutte le nostre pesche, si è dorata leggermente in superficie e come ti dicevo poc'anzi, adesso andrò con lo sciroppo stesso della pesca a lucidarla un pochino, così diventerà ancora più invitante secondo me. Poi come dicevamo, lo sciroppo, in questo caso l'almivar, piace sempre a tutti, a quel dolcino che non si rifiuta mai. Ecco che la nostra torta, semplicissima, perché più di frullare tutto insieme non abbiamo fatto, è pronta per essere servita. Io un altro consiglio che vi do: quando comprate tante pesche d'estate, perché magari sai, molto spesso si prende la cassettina invece di prenderne un chilo o due, basta. Sì. Preparatevi le pesche sciroppate, sì. È facile, a casa mia si faceva, noi d'inverno era un piacere a fine pasto mangiare un paio di pesche sciroppate. Non è difficile, acqua e zucchero. Acqua e zucchero poi si fa bollire e poi si conserva in barattoli sterili come si fa per la marmellata. Noi abbiamo delle buonissime pesche in Italia, anche qui abbiamo le pesche del Garda che sono straordinarie. E quindi sì, ottimo consiglio Leo, è un lavoro che si può fare anche in famiglia come si faceva una volta e poi aprirete un po' d'estate ogni volta che vorrete. È un po' viziarsi anche d'inverno. Sì. Bellissima questa torta, meravigliosa, adesso ovviamente abbiniamo il vino perché anche questo è un grande piacere della vita, ce lo dice il sommelier di Ice Veneto. Eccoci qua con Elena e come seconda ricetta, secondo te cosa avrò preparato Elena? Un dolce. Senti un po' il nome, si chiama tarta de durazno sen almíbar, è una torta di pesche sciroppate, è una delle mie torte preferite. Dimmi tu un po', cosa ci potremmo abbinare? Che delizia Claudia. Allora, ovviamente come ben sai l'abbinamento va fatto per concordanza di sensazioni, quindi questo dolce con questa frutta sciroppata che si abbina molto bene con un vino dolce. In questo caso ho scelto anche un vino che avesse una buona acidità e una buona effervescenza, quindi ti porto sui Colli Euganei, è un fior d'arancio spumante dolce dell'azienda Montegrande Cristofanon. I Colli Euganei sono un piccolo angolo di Mediterraneo proprio al centro della pianura padana e sono caratterizzati da suoli e microclimi molto differenziati in una piccola porzione di territorio, quindi una zona davvero estremamente vocata. L'azienda coltiva da più di 4 generazioni e si sta occupando proprio di ridurre il suo impatto a livello agronomico. Tra l'altro sta progettando di preservare i vigneti più antichi, quelli tra l'altro posti nelle zone un po' più impervie dei Colli Euganei, perché appunto secondo l'azienda sono proprio l'anima vitivinicola dei Colli Euganei, quindi questa cosa insomma la trovo molto bella per la valorizzazione del territorio. Parliamo di fior d'arancio, che è moscato giallo, che in questo caso assume il nome fior d'arancio proprio perché il profumo di questi fiori di zagara, di agrumi, è molto intenso in questo vino ed è vinificato con il metodo Charmat, quindi con la rifermentazione. Quindi si usa un autoclave di acciaio all'interno della quale viene fatto fermentare il vino e l'imbottigliamento segue questa procedura di mantenere l'anidride carbonica all'interno del vino. Quindi noi adesso possiamo godere di queste bellissime bollicine che si sprigionano mentre versiamo il vino. Ha un colore bello brillante, guarda che bella schiuma, è molto invitante. Sì, è molto profumato. I profumi sono estremamente floreali, proprio i fiori d'arancio. Sorso pieno, asciutto, pulito, questa effervescenza che ti pulisce bene la bocca. Secondo me è l'abbinamento perfetto. Ci vuole un'altra fetta di torta. Cin cin. Decisamente. A dopo. È
È il momento per noi di concludere la puntata di oggi e di mostrarvi ovviamente con molta fierezza, devo dire, molto orgoglio, due piatti che Claudia ha preparato oggi, tra cui questo chili che io non vedo l'ora di assaggiare, ok? Sei curiosissimo di assaggiare il chili. Infatti, mi raccomando, fammi anche un po' la perché ieri mi hai dato le polpette, sì? Oggi dammi un po' di schiscetta, perché voglio... Te la do da portare a casa. Sì. Ora te la do qui, così puoi anche scaldarla nel forno a microonde. Ecco, perfetto. È un materiale apposta, che così non devi neanche sporcare una pentola, come piace a me. Io ce l'ho in macchina il forno a microonde. Dovrebbero farlo il microonde da macchina quando ti fai. Beh, guarda che un ci po'. Sarà di quelli che attacchi allo spinotto del accendisigari. Allora, qualcuno che ha i cervelloni, quelli che sanno tutto di tecnologia, inventatelo, così io poi posso la scusa anche per mangiare in macchina. Vabbè, ecco. Comunque, bellissimo questo viaggio che abbiamo fatto oggi, no? Dal Texas alla Spagna, passando attraverso le pesche, con delle preparazioni che alla fine sono anche semplici. Abbastanza semplici. Certo, magari sono insolite, ma sono semplici. Facciamo un po' un riepilogo del viaggio, sì, per così dire. Quindi abbiamo iniziato con il nostro chili, abbiamo stufato le verdure, la cipolla e i peperoni, abbiamo aggiunto la passata di pomodoro, il concentrato di pomodoro, abbiamo fatto cuocere una ventina di minuti i peperoni, abbiamo aggiunto la carne, il macinato, la salsiccia nel nostro caso, abbiamo fatto andare in lenta cottura finché la carne era quasi cotta. A quel punto abbiamo aggiunto i fagioli che erano già cotti e poi abbiamo profumato con del prezzemolo. Abbiamo detto che la ricetta originale prevede il coriandolo. Ok, poi quando il chili è cotto lo possiamo accompagnare a del riso bianco oppure lo possiamo accompagnare con una tortilla e della panna acida. Invece poi per il dolce abbiamo usato le pesche sciroppate. Le pesche sciroppate, come hai detto tu, si possono fare in casa o si possono trovare facilmente al supermercato. Frulliamo tutti gli ingredienti in un frullatore, tenendo a parte delle pesche per decorare, poi versiamo nel nostro stampo da crostata rivestito e cuociamo a 180 gradi per una cinquantina di minuti. Meraviglioso questo viaggio! Allora, se seguiteci nella pagina Instagram, nella pagina Facebook, trovate tutte queste ricette, perché le riproponiamo sempre anche sui social, quindi potrete anche riproporle a casa vostra. Vi diamo l'appuntamento alla prossima puntata, sempre con Claudia Sgarbossa, con me e ovviamente con tutta la grande famiglia di Due Chiacchiere in Cucina. A domani. Il programma è realizzato in collaborazione con Hot Form.